centinaia di sms del genere come se fosse l'importanza vitale. Poi di corsa alla macchinetta del caffè, accaldati in bagno, non peggio ancora fuori dalle scale a fumare. Appiccicati uno all'altro, come se ci fosse qualcosa di fondamentale da dire. Ogni giorno un'isteria collettiva, il trionfo della stupidità. L'intervallo, da evitare. Ok, niente panico. Un bel respiro, un autocontrollo e via dritta alla meta. E se restassi, forse oggi potrei rimanere qui, seduta, immobile, senza dietare. È che non funziona, uno in classe, tutto solo, durante l'intervallo, non è normale. No, non volevo andare. Prima di uscire, ispezione di sigla. Scarpe, una è meglio che soggiare. Pantaloni, pendente, un po' di più. Maglietta fuori e capelli vigorosamente spettinati. Ok, sono pronto, posso andare. Oddio, ecco quello sguardo. Quello sguardo che io proprio non posso. Quello sguardo sui capelli sporchi che poi io mi sento dentro. Tutti mi guardano. Cos'ho? Cos'ho fatto? Cos'è? Cos'ho? Così, con calma, che il corridoio non è bello. 15 minuti non è un'ora, e tu ce la puoi fare. Merda, no! Ma le grazie mille, no! Che cretina, colpa tua! Lì in classe a perdere tempo, e qui un termosifone che si riempie una fila da affrontare. E io che faccio? Allora, check up della postura. Dritto ma non troppo, bacino un po' in avanti, passo un'oreggiata e sguardo di chi sa esattamente dove andare. Sì, così potrei anche usare, eh? Attraversare il corridoio della quarta, volendo rischiare. Mi guardo un po' in giro come tutte. Ma che quarto? Ma di grazie si mette il rossetto? Io? Io il rossetto non ce l'ho. Però sui capelli, un'occupazione impegnativa da rischiare e rifare, sì, sui capelli non si discute. Finalmente un termosifone che si è liberato, finalmente qui, a riposo, al sicuro, fino alla prossima ora. Attenzione, zona rossa, qui niente passi falsi. Quelli di pinta in perlustrazione. Camminata disinvolta e... un bagno, superate il campo aperto, arrivate in zona franca, Finalmente salvo. Le tette di Eleonora. Sì, scusami, Eleonora si chiede sempre, ma d'altronde cosa ci posso fare io se hai più tette perfette? E poi, diciamo, lei era sul banco, con le tette sul libro di topografia, io cosa ci posso fare? Viene abbastanza naturale. Un giorno avrò il coraggio di dirtelo. Non toccare, quello mai. E poi non le voglio toccare, non le posso toccare. A me basta guardarle. Anzi no, ricordarle. Io le tette di Eleonora ti ricorderò sempre. Quando arriva la primavera e spariscono i maglioni. E quella sacra già la loro testa con quel bottoncino al posto giusto. E la regge con tutti i capelli. E io divento rosso. E le mani che sudano, e lei che mi guarda, e mi sorride. E allora, lo sai o non lo sai, ogni volta che ti grini, io ti guardo lì, eh? Va bene, puoi non rispondere, possiamo parlare da sposati? Sul divano, con un sacco di nipotini ai nostri piedi, e allora chinati, allora. Fai cadere quel cazzo di quaderno e chinati a raccoglierlo! Ti chini, ti guardo, Francisco. Ti amo, Eleonora. Ti amo. Amo le tue belle tette tettose. Ti amo, Eleonora. Sì, ti amo.